Tra il 2019 e il 2020 l'Abruzzo è la regione italiana che percentualmente ha consumato più suolo. Lo 0,46% in più del territorio abruzzese è stato antropizzato, seguono Molise e Sardegna, dove in un anno rispettivamente si è consumato lo 0,37% e lo 0,32% di suolo in più. E quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'ISPRA, secondo cui in Abruzzo nel giro di un anno sono spariti sotto il cemento circa 50 km quadri. E se consideriamo l'arco temporale 2012-2020, le superfici artificiali sono aumentate del 2,65% a fronte di una media nazionale del 2,13%. Il dato del consumo del suolo va nella direzione opposta di quello demografico. Mentre aumenta l'antropizzazione del territorio, la popolazione diminuisce. Nel 2020 sono stati oltre 8.600 in meno i residenti in Abruzzo, ma benché ci siano meno persone, l'impatto umano sul territorio non si attenua, anzi cresce. Il suolo è un patrimonio non rinnovabile. Una volta che lo distruggiamo è difficilissimo ricostituirlo, poi se lo copriamo di cemento, come avviene quasi sempre con infrastrutture, edifici, ovviamente lo perdiamo per sempre. La perdita del suolo è una vera emergenza del nostro paese e anche per l'Abruzzo. Si continua a costruire anche in aree a forte rischio alluvione e frana, addirittura più di un terzo del consumo di suolo in Abruzzo è avvenuto in aree a rischio alluvione. Poi uno vede le immagini della Germania e anche delle tragedie che hanno colpito l'Abruzzo e anche altre regioni italiane, e poi non si dovrebbe sorprendere di delle catastrofi che poi avvengono purtroppo con tanti morti. In Abruzzo oltre il 35% del suolo consumato è localizzato in aree a rischio alluvione, quasi 10 punti percentuali sopra la media nazionale, mentre il 12,6% delle superfici artificiali si trova in zone a rischio frana. L'antropizzazione riguarda particolarmente la costa. L'Abruzzo è la terza regione italiana, dopo Liguria e Marche, per occupazione della fascia costiera entro 300 metri dal mare. E non sono risparmiate neppure le aree protette. Basti pensare alla recente riperimetrazione del parco Sirente Velino. La legge regionale dell'8 giugno 2021 ne ha ridotto la superficie di oltre 6.000 ettari. Ciò ha ripercussioni sull'ambiente e la fauna che lo abita, sulla sicurezza dei territori che diventano maggiormente vulnerabili alle calamità, ma anche sull'economia. In Italia circa 3 miliardi di euro vengono persi ogni anno solamente per gli effetti sul ciclo delle acque. Chiediamo a chi governa di fare una legge per bloccare anche a livello regionale il consumo di suolo senza possibilità di deroghe. Purtroppo però noi stiamo vedendo che in Abruzzo si continua a consumare suolo e anche nel futuro non è più possibile andare avanti così. Noi abbiamo il problema dei cambiamenti climatici, l'innalzamento del livello del mare darà grandissimi problemi lungo la costa e quindi noi dobbiamo prepararci e intanto bisogna fermare il consumo di suolo in Abruzzo.